Eccoci qua, buonasera e ben ritrovati a Granatissimi. Non poteva esserci commiato più bello, diciamo, e più epico della Salernitana alla Recchi, che ha salutato nel miglior modo possibile il proprio pubblico, oltre 27.000 cuori granata che hanno sostenuto e accompagnato la bersagliera in una straordinaria rimonta, insomma, contro l'Udinese, che ha certificato di fatto anche l'ultima partita stagionale della Salernitana. Di questo e altro ne parleremo però questa sera. C'è anche una festa che è già iniziata alla Recchi, ma che continuerà in città inevitabilmente. Ne parliamo questa sera. Eccoci qua, siamo già di grafica, perché stasera abbiamo molte grafiche. E qui la festa. E dicevo, ne parleremo questa sera con il direttore di cronache, Tommaso D'Angelo. Buonasera, direttore. Salve, buonasera. Ne parliamo con Enrico Scapaticci, volto ormai noto di 8 Channel, non solo per Offside. Ciao Enrico. Ciao, ciao Giambattista, un saluto a tutti. Non ha bisogno di presentazioni, però la faccio. Enzo Sabato, tifoso della Salernitana. Buonasera Enzo. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua, mi dicono dalla regia che abbiamo già in collegamento Skype un volto noto, che anche in questo caso non avrebbe alcun bisogno di presentazioni. Eccolo qua, Claudio Ferrarese, ex calciatore. Buonasera Claudio. Ciao, buonasera a tutti. Stravolgiamo un po' la scaletta, perché so che ti do del tu, vai anche un po' di fretta, insomma, quindi vogliamo approfittare subito della tua disponibilità, per la quale ti ringrazio ancora, per chiederti Grazie. Insomma un bilancio, diciamo così, a caldo di questa stagione, che dovrà avere l'epilogo a Cremona. Però che Salernitana è stata quest'anno? Ma insomma è stata una Salernitana direi grandiosa. Nel finale quel cambio d'allenatore chiaramente qualcosa di buono è arrivato, si è sistemato qualcosa con il mercato, è una grande festa, sono contento per tutto il popolo salernitano, è una piazza che si merita tutto questo e insomma c'è da chiudere bene a Cremona, perché ho visto adesso la classifica, insomma vincendo Cremona si potrebbe arrivare anche ai 13esimi, 14esimi, quindi insomma è un qualcosa in più, anche se ormai da salvezza è... Ecco, adesso voi mi aiutate con la classifica. Insomma, sarebbe bello cercare di arrivare nelle parti alte. Ecco, sappiamo che Sassuolo e Udinese sembrano che abbiano fatto buonissimi campionati. Insomma, la Salernitana è lì dietro. Può chiudere in bellezza, ecco, diciamo così. Assolutamente sì. Direttore, che Salernitana hai visto alla Recchi contro l'Udinese? Un ottimo secondo tempo della Salernitana, per la verità. Ma anche nel primo, nonostante i due gol dell'Udinese, la squadra era presente. Segno che nonostante il clima di festa, la salvezza già raggiunta, eccetera, Sosa ha tenuto, come dire, un livello di guardia molto alto, poi si è concretizzato con quel gol all'ultimo secondo, che chiaramente è anche un po' una piccola rivincita rispetto allo scorso campionato, anche se, come dico sempre, lo scorso anno facevamo tutto noi, quindi per la verità, l'Udinese lo scorso anno non è che dovette stracciarsi la vesta per vincere la Salerno. Beh, credo che fondamentalmente la partita fotografa pregi e difetti di questa squadra, fotografa la mano dell'allenatore, quindi spero che le pedovelle di Nicola abbiano finalmente capito che avevamo imboccato da tempo una brutta strada. Ed è importante questa vittoria, perché fa crescere l'entusiasmo, fa crescere ovviamente quello che è l'elemento fondamentale, fondante per il prossimo anno, cioè la riconferma di Sosa. Sai, con questo valzer di allenatori che si prospetta in Serie A, uno come Sosa può essere attenzionato da una grande, anche quindi, da importante, anche un po' anche dalla Premier, è giunta qualche voce. Quindi questa volontà sua di restare, questa volontà del presidente, spero che venga, come dire, ufficializzata al più presto, perché sai, come calcio tutto può succedere. Certo. Mi pare però che siamo su un'ottima strada. La differenza che abbiamo rispetto allo scorso anno è che quest'anno abbiamo un allenatore che farà anche da manager per la campagna acquisti, e quindi credo che gli errori commessi anche per inesperienza l'anno passato certamente possano essere evitati nella prossima campagna acquisti.
Enrico, vediamo anche la grafica che ci, diciamo, ci supporta in quella che è stata anche la riflessione del direttore D'Angelo. Il futuro è già iniziato, Iervolino lo ha blindato, di fatto lo ha confermato, però è chiaro, le strade del mercato sono infinite e imprevedibili, però è chiaro che una Salernitana che riparte da Sosa, e anche, sono anche le voci che abbiamo sentito un po' all'esterno della Rechi durante la diretta post-gara. Pensate, abbiamo rischiato di vedere seduto sulla panchina Granata De Rossi. Penso che... Cannavaro. O Cannavaro. Abbiamo già dato Cannavaro in Campania, bene con Benevento, non è stata... Diciamo, non è proprio... Affida al clan dei napoletani, non ti affida al clan dei romani, non ben lontano. Enrico, dicevamo, si riparte da Sosa e credo che possa essere, dato per acquisito chiaramente il cambio di proprietà, che ormai diciamo è acclarato, è stato sicuramente importante, è l'elemento forse più significativo, no? E forse anche più incoraggiante per la Salernitana dell'anno prossimo. Non c'è dubbio. Prima facevate riferimento all'ultima partita con l'Udinese. È la fotografia del cambio di mentalità che questa squadra ha avuto con l'arrivo del nuovo allenatore, quella famosa mentalità vincente che non si acquista sul mercato, ma la devi avere dentro, devi avere un'esperienza tale, una personalità, un carisma. Guarda, scusami Enrico, ti interrompo anche perché vediamo proprio in grafica il ruolino di Paolo Sosa con la classifica di Serie A dall'arrivo dell'allenatore, insomma, cioè la Salernitana che si trova nella parte sinistra della classifica. Ha fatto in 15 partite, mi sembra, 21 punti, esatto, quanti sì, 21, sì. Ne aveva fatti altrettanti. Sì, 17 partite, 21 punti Nicola. No, addirittura no, in 22 partite aveva fatto 21 punti Nicola. Perché il calcolo è facile, 15 più 22 fa 37, siamo alla 37esima giornata, quindi dimostra come con Paolo Sosa la Salernitana abbia cambiato radicalmente marcia, ma soprattutto insisto sulla mentalità, perché non è un caso se negli ultimi minuti di gara questa squadra abbia battuto in rimonta sotto di due gol l'Udinese, abbia pareggiato a Napoli, abbia pareggiato in casa con l'Inter e abbia vinto con l'Atalanta, a dimostrazione di una carica che certo. Questo allenatore riesce a infondere anche con l'ausilio dei cambi in tutto il gruppo. È forse uno dei pochi casi in cui è stata la squadra paradossalmente a trascinare il pubblico e non c'è stato bisogno del pubblico che trascinasse la squadra, fermo restando tutti i meriti, la media quest'anno nettamente superiore di 5.000 unità rispetto all'anno scorso per le partite casalinghe, abbiamo superato i 20.000 alle 20.000 presenze sugli spalti rispetto alle 15.000 dello scorso anno. Insomma, ci sono tutta una serie di fattori che chiaramente sono da leggere assolutamente in positivo. Ed è chiaro che questo entusiasmo, la solidità della società, la bellezza diciamo anche della città, sono sicuramente un elemento è tutto oggi ci mettiamo tutto dai. Vedi che stasera Anicelli non c'è occhio che qualcuno dovrà prenderle quindi. La nostra al di là di tutti i difetti e di tutte le carenze resta una splendida città ecco e io a questo mi riferisco siamo orgogliosi, c'è quello striscione che è esposto a pochi metri dalla redazione in via Papio. Quanto è bello, com'è bello essere pisciaiuoli, insomma, che è il segno dell'identità e dell'appartenenza, il senso di popolo, appartenenza certo. Di questa tifoseria, di questa piazza. E dicevo, l'appeal è tale ormai di Salerno, della Salernitana, che non dico qualsiasi allenatore farebbe carte false per allenare questa squadra, ma sicuramente Sosa ha capito che ci sono delle enormi potenzialità per poter crescere insieme, ma come ha detto giustamente, e l'ho sottolineato già nel dopo partita, nell'intervista, nella conferenza stampa, dobbiamo però
imparare anche noi a crescere, a cambiare mentalità, a sprovincializzarsi e soprattutto a non pretendere tutto e subito. Lui ha usato questa espressione: quando non si può correre bisogna camminare. Che cosa significa? Che bisogna sicuramente andare avanti, alzare l'asticella, fissare degli obiettivi sicuramente più ambiziosi nel breve medio termine, però senza poi esagerare anche perché poi troppo in alto con la fantasia, perché altrimenti poi ti fai male o si creano gli stessi errori che sono stati commessi quest'anno, quando forse per difetti anche di comunicazione si è alzata troppo l'asticella, le aspettative sono state enormi e poi c'è stata una brutta sinistra della classifica, sai perché lui ha detto questo? Ma lo facciamo parlare, sai che quando cominci non la finisci infatti, perché no. Nel periodo dei famosi pareggi si era creato a un certo punto uno stato di agitazione, tant'è che io parlo di ansia da prestazione. Come diceva il grande Fascetti, il pareggio va bene, poi basta una vittoria per, e vedrai quanto è importante aver fatto quei punti, perché durante quella fase dei pareggi, non tutti ovviamente grazie a Dio, ma c'era chi già prevedeva cose abbastanza. Quando non si può correre si deve camminare, è giusto. Enzo, tu eri allo stadio a vedere la partita con l'Udinese, insomma mi ha colpito quello che ha detto anche Enrico e accennato anche Tommaso, cioè va a dire una partita sostanzialmente inutile per entrambe le formazioni, c'era qualche ruggine probabilmente, no? Dello scorso anno, anche se molti protagonisti sono cambiati, però fino all'ultimo minuto, anche spigolosa, perché è stata anche abbastanza dura, diciamo, in vera. Alcuni... Vera, una partita vera, come assolutamente vera. Come ha detto Tommaso, però è un bel segnale. Come io ha detto visto Tommaso, nonostante che il primo tempo fosse stato non di quelli perfetti, la squadra comunque ha fatto vedere che in campo c'era. Noi che eravamo, almeno non chi è per gli addetti ai lavori come un giornalista che deve fare il suo mestiere, ma per il tifoso, la Salernitana di quest'anno, cioè dall'avvento di Ervolino e poi dall'avvento di Paolo Sosa, sono cambiate un po' le cose. Io vado pure in trasferta, esatto. E quest'anno ho perso solo due trasferte per problemi di salute e vi posso assicurare che ho notato che anche tra i ragazzi della curva, tra gli ultras e quelli che vanno solitamente in trasferta, è cambiato un poco il vento, nel senso che si tifa dal primo minuto fino alla fine della partita e si tifa di più nella parte finale della partita, cioè quando la squadra e la squadra in campo avverte questo, certo, il tifo della curva. Per me la partita è stata perfetta, poi abbiamo vinto con il gol, ma quest'anno in tutti i campionati, dalla B alla C, gli ultimi minuti pare che si risolvono sempre le partite. Sono e questo è anche un fatto che Andrea, i giornalisti che sono gli addetti ai lavori dovrebbero studiarlo questo fatto, che perché negli ultimi minuti avvengono queste cose all'improvviso, vedi che c'è questo gol che esce dal nulla e risolve tutto. Ferrarese è d'accordo con me, esatto, le partite durano molto di più rispetto a prima. Dai mondiali in poi, no? Dai mondiali in poi c'hanno un po'... 6-7 minuti di recupero. Significa che c'è anche una stanchezza fisica. E poi ci sono 5 sostituzioni che non c'erano prima. Esatto, quindi giusto Ferrarese. Prolungarsi fino a giocare a volte più di 100 minuti costa, no? Claudio, ne approfitto anche per chiederti, ma a quel punto, dopo ormai quasi 100 minuti, quindi diciamo siamo ampiamente oltre l'ora e mezza, contano più le energie nervose piuttosto che quelle fisiche ormai? Cioè conta chi, come dire, prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, oltre ovviamente il caso, la fortuna, la bravura certamente, insomma, però in quei minuti, come giustamente sottolineava Enzo, che sono diventati ormai quasi la nuova frontiera sulla quale molti allenatori probabilmente insomma stanno anche facendo attenzione, cosa conta di più in quegli istanti? No, conta un po' tutto, come diceva anche il direttore, adesso veramente tantissimi gol si fanno gli ultimi 10-15 minuti, è incredibile quello che avviene ormai nei finali di partita in tutti i campionati. E dopo c'è da dire una cosa, dipende anche come sta andando la partita, di cosa hai bisogno. Adesso per dire il Verona ha pareggiato una partita domenica, io ero allo stadio, incredibile, cioè settimo minuto di recupero, ho preso un gol che
che ha dell'assurdo. Quindi voglio dire, la testa fa la differenza, perché se veramente se i difensori del Verona fossero stati un po' più concentrati e più attenti, non avrebbero mai preso quel gol. E quindi torniamo al discorso che diceva anche il direttore, che veramente ne succedono di tutti i colori proprio gli ultimi minuti. Inevitabile fare anche questa domanda, insomma, dove l'hai vestita la maglia granata, hai calcato il terreno di gioco della Rechi, ma i tifosi, questo è una, come dire, è un quesito antico, insomma, un po' come l'uovo e la gallina, no? Ma i tifosi alla fine, che sono giustamente il dodicesimo uomo, si dice spesso, ma sono anche quelli più esigenti, che magari lo stadio che mugugna o che fischia o in silenzio, che è la cosa forse probabilmente peggiore per un calciatore, magari ce lo potrai dire tu. Insomma, che effetto fanno sul calciatore? Cioè, vale a dire, hanno, così come è importante dar la carica a chi scende in campo, il calciatore soffre anche, diciamo, quando il tifoso un po' mugugna, un po' si fa sentire, un po' fischia e becca anche i suoi. Beh, insomma, lì c'è da fare un discorso ampio. È chiaro che la Rechi è uno stadio importante, è uno stadio attaccato dove senti il fiato sul collo. Io ho avuto la fortuna di giocare in piazze importanti, perché ho giocato a Torino, a Napoli, a Verona. Sono stadi difficili, è normale che quando le cose vanno bene è il dodicesimo uomo in campo, quando le cose vanno male ci sono giocatori per quelle piazze, giocatori per piazze diverse. Tanti miei ex colleghi al sud soffrivano, magari al nord stavano meglio, in piazze più tranquille davano di più. È caratteriale anche lì, è veramente soggettivo. Io per dire ero uno che preferivo giocare in piazze calde, sicuramente. Un'ultimissima cosa, poi ti liberiamo perché so che ci devi lasciare. Un auspicio, come la vedi la Salernitana per il prossimo anno? E poi un'altra domanda, sono due le domande in realtà. Quali sono i ricordi più belli che hai lasciato qui? Beh, guarda, partendo dalla prima domanda, già avete detto voi una cosa importante: dovrebbe rimanere il mister, quindi già si parte da delle conferme, delle certezze, quindi si parte da un presupposto molto importante, con l'allenatore che darà una mano anche chiaramente con Morgan a fare la campagna acquisti, magari si porterà qualche giocatore a lui caro, mettiamola così, quindi sicuramente vedo una Salernitana che farà, io spero, ancora meglio di quello che ha fatto. Ma io penso che nei primi 3-5 anni l'importante è portare a casa la salvezza sempre e comunque, e poi si può programmare qualcosa di diverso. Vabbè, ricordi di Salerno, l'ho detto un miliardo di volte, sono tanti. Ho vissuto un anno bellissimo, anche se difficile, perché poi c'è stato questo fallimento in ritiro l'anno dopo, dove siamo stati tutti liberati. E il gol che ho fatto col Catania è stato il ricordo più bello, perché ci permise praticamente di salvarsi, di vincere 1-0. Però ricordo che ho di Salerno è proprio la gente, la passione che hanno per il calcio, e quando dai ricevi. Questa è la cosa che ho nel cuore di Salerno. Infatti ho tanti amici, spesso vengo giù. Questa è la cosa più bella, anche perché poi sono stato lì con la famiglia, e tuttora la mia famiglia è legata a Salerno, quindi questa è la cosa più bella. È rimasta nel cuore. Assolutamente. Va bene, grazie Claudio, grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, in bocca al lupo. Un saluto a tutti. Ciao. Grazie mille. Caro Enrico, ti devo dire, insomma, che siccome abbiamo un pubblico molto attento, anche a quello che diciamo, non io chiaramente, ma quello che dite voi, c'è chi ha sentito le tue parole mentre citavi lo striscione di Via Papio, stava seguendo la trasmissione in streaming, perché lo ricordo, insomma, oltre che sulle frequenze del 16, c'è anche chi sta in giro, lo sta guardando in mobilità. Guarda un po'. Ci hanno mandato questa foto, sì. in tempo reale. Ma l'ho postata anche io, esatto, per la verità. Vedi, è arrivata perché hanno sentito, insomma, che lo citavi. È un'iniziativa del titolare, tanto lo possiamo, non credo che facciamo pubblicità, del bar 7%, un bar chiaramente... i tifosi della Salernitana. Qualche indizio lo dà, sì, insomma. Esatto. Però insomma era soprattutto per sottolineare, e lo ringraziamo, esatto, interazione chi ci sta seguendo, sì. Insomma, lo ringraziamo anche in mobilità, insomma, ha colto l'occasione. Le stupidaggini non sono poi tantissime quelle che diciamo. No, speriamo di no. Chi raccoglie. Proviamo a limitarle ogni tanto più possibile. Diciamo anche qualcosa di interessante. Allora, io direi, abbiamo fatto questo primo giro, insomma, anche di commenti, di riflessioni. Facciamo il punto adesso nel servizio di Carmine Quaglia, facciamo un recap, un riassunto delle puntate precedenti.
con uno sguardo però già al futuro. Servizio di Carmine Quaglia. Sotto di due gol, non molla, accorcia le distanze poco prima dell'intervallo, centra il pari e firma in extremis il colpo del ribaltone del 3-2 per l'ulteriore gioia nel recupero. Salerno può far festa nel modo migliore perché la salvezza è arrivata proprio per quanto costruito anche nell'ultimo appuntamento alla Rechi per la stagione 2022-2023. La Salernitana non ha mai dato nulla per scontato, ha deciso di firmare con il suo passo la missione della conferma in A e ha cambiato il ritmo con l'arrivo di Paolo Sosa. Ma in zona retrocessione tra le due gestioni tecniche, quanto avviato da Nicola, con i rischi avvertiti con forza di essere risucchiati dalla crisi dei risultati nella fascia critica, la Salernitana ha colpito sbagliando un solo match con il portoghese a Empoli. Un passaggio a vuoto indolore e cancellato con 7 punti in 3 gare, imbattuta in casa dal 19 febbraio e così sarà per tutta l'estate, perché all'Udinese non sono bastati i gol di Ziegler e Nestorovski al 25esimo e al 30esimo. Castanos abbina nuovamente qualità alla quantità nell'interpretazione del suo ruolo ibrido al 43esimo. Candreva va ancora a segno. 7° gol in campionato. Il sorpasso arriva con l'ex Trostekong al 96esimo. Nella festa granata c'è spazio anche per Antonio Pio Iervolino, con minuti da protagonista nel finale di gara. Ora la Cremonese per completare l'opera, chiudere al meglio per l'ulteriore tassello nella programmazione già avviata da Iervolino, De Sanctis e Sousa. Diceva il nostro Carmine Quaglia, chiudere al meglio. Io però chiederei alla regia, Orlando Matarazzo e Gerardo Napoli, coadiuvati come al solito da Filippo Notari, noi siamo ospiti di Filippo Notari, lo possiamo dire, dai, questa sera, come tutte le sere, come tutti i martedì. Ieri premiato. Ah, anche... quella foto di Filippo è uno dei momenti più bassi, insomma... Avete raggiunto i livelli proprio... Diretto anche... Scherzo, complimenti al nostro Filippo. Ovviamente, ci mancherebbe altro. Chiederei alla regia di riproporre la grafica con i numeri di Paolo Sosa, perché mi hanno particolarmente colpito, insomma, 15 partite, 21 punti, 4 vittorie, 2 sconfitte e 9 pareggi. 9 pareggi, no? Che dicevi tu. Positivo anche il bilancio, gol fatti, gol subiti. Direttore, dove e come può migliorare ancora questa Salernitana, secondo te, al di là chiaramente del mercato sul quale inevitabilmente si dovrà intervenire? Allora, durante quella fase di pareggi, alcune delle quali sono state le mancate vittorie, certo, per la verità, sì. 2 punti persi. Sosa ebbe a dire, mi pare dopo Torino, un'altra partita, non ricordo, eccetera, una cosa importante, disse: io ho provato anche a cambiare, perché giustamente c'è bisogno di un turnover, c'è bisogno eccetera, però i risultati sono stati poco lusinghieri, perché è chiaro che in un campionato non possono giocare sempre gli stessi. Quella frase di Sosa ti fa capire che lui poi fondamentalmente non è che avesse una rosa, diciamo, adeguata, profonda, diciamo, anche secondo le sue esigenze, perché noi abbiamo visto che il suo è anche un gioco molto dispendioso e quindi ha bisogno ovviamente di avere dei ricambi adeguati. Quindi io penso che lui vorrà intervenire nel rafforzare la rosa proprio in senso lato, cioè avere diverse opzioni di scelta. Poi so che lui vorrebbe almeno per iniziare almeno 3 centrocampisti, perché lui ritiene, secondo me giustamente, che il centrocampo sia il vero fulcro del gioco. Lui, da centrocampista, da centrocampista straordinario, di livello qual è stato, a lui è bastata la partita con la Lazio per capire cosa doveva fare, cioè, la bravura è perché è stata la prima partita, no? Dove perdemmo, quindi ci devo subito alla... però lui ha capito in quella partita pregi e difetti della rosa. E dove intervenire? Lui è intervenuto subito. E devo dire che i giocatori l'hanno seguito subito. E con la politica dei piccoli passi, dei pareggi, ha trovato quella continuità che era necessaria per rasserenare lo spogliatoio, rasserenare l'ambiente, ricompattare le varie componenti e poi costruire la vittoria, a piccoli passi, appunto, che ti è servita per spiccare il volo. Allora, è chiaro che... Io dico questo perché immagino che io ciò sarà riconfermato. E qua mi consentirai una parentesi su sempre, perché oggi me l'hanno chiesto anche dei colleghi di Napoli, cioè io non ce l'ho con sempre.
io ho sempre detto dall'inizio che la Salernitana aveva bisogno di un portiere. Quando tutti mi guardavate come un alieno, e ho spiegato, ma non perché Sepe era scarso, io al campionato di Sepe darei un 6, però al campionato di Ochoa darei un 9. Cioè io dicevo, una squadra che deve salvarsi deve avere un portiere che è capace, come un attaccante, di regalarti 2-3 punti nel corso del campionato. Questo serviva alla Salernitana e Ochoa l'ha fatto, l'ha interpretato molto bene. Quindi a me è dispiaciuto, cioè dispiace perché poi sai, comunque Sepe è un professionista, un bravo ragazzo, eccetera. Non vorrei che pensasse che ce l'avessi per lui, ma mio è stato sempre un ragionamento, come dire, un ragionamento tecnico, poi si può condividere, certo. Qui, Ochoa secondo me è una delle certezze che bisogna avere, Koulibaly secondo me è un'altra certezza che bisogna avere, la difesa va. Se vediamo il secondo gol che prendiamo con l'Udinese, magari adesso Orlando ce lo farà anche rivedere. Però dall'inizio ce lo deve far vedere Orlando. Dipende dagli highlights. Sembrava quasi una PlayStation l'Udinese, cioè una squadra non può prendere quel gol. Però è anche vero che l'Udinese quest'anno ha fatto veramente bene, anche da un punto di vista, oltre che di punti, anche sì, da un punto di vista proprio tecnico. Se vedi la disposizione, vedi quel voto sì, e ti accorgi che però potrei citarti, potrei hanno giocato solo loro, questo sì, potrei citarti il pareggio del Torino, certo, no. Il Pirola ha un limite di Pirola, il fatto di non coprire gli spazi non è la prima volta che quest'anno diciamo cioè, che esattamente diciamo che lì bisogna, tu hai chiesto dove bisogna intervenire, bisogna lì intervenire forse il reparto come e tenendo Koulibaly che sì, giocatore che si dimostra sempre più fondamentale, io credo che li abbia anche molta stima di Kassanos, a cui ha trovato diciamo la giusta posizione, è un giocatore molto rivalutato anche rispetto alla precedente gestione. Però lui credo che lì in mezzo abbia bisogno di qualche altra cosa, che evidentemente la rosa c'è. Sì. Poi per il resto, qui c'è i tifosi devono capire una cosa, secondo me. Se arriva l'offerta per Dia, sì, e Dia sarà ceduto, i tifosi, voglio dire, devono entrare, ecco, questa è la mentalità a cui faceva riferimento Enrico prima. Devono entrare, l'abbiamo dimostrato con Ederson lo scorso anno, cioè Iervolino lo ha già dimostrato, secondo me legittimamente, perché Iervolino fa l'imprenditore, lo scorso anno, vi ricordate, cediamo Ederson, come facciamo, come no? Ma no, si fa, diciamo, i giocatori ci sono, certo, l'importante è saperli acquistare. Avere le idee chiare. E l'importanza quest'anno che c'è un allenatore manager come Sosa, che potrà dare, diciamo, utili consigli, fare qualche telefonata, perché un conto che chiamo io a Lanzilli è un conto che lo chiama il direttore, è chiaro, chiama il direttore, Lanzilli ci pensa un attimo, lo chiama e dice, beh, sì, vabbè, ti ringrazio, ma finisce. È questa, diciamo, la grande differenza, è come quando prima chiamava Sabatini, è un conto che chiamava Sabatini, è un conto che chiamava Scapaticci, voglio dire. Beh, certo, e noi partiamo adesso da questa base che è molto molto importante. E poi io devo dire, visto che tu hai invitato un tifoso questa sera, l'effetto che fa della curva nord. Però su questo è amico mio, perché qua questo, sì, ne voglio parlare, perché anni che mi sgolo sulla curva nord. Sì, sì, no, un attimo solo, perché sulla curva nord ci vogliamo tornare, perché questa è ci vuoi tornare? Assolutamente, sì, ne abbiamo parlato tutta la stagione, finalmente. No, ne ho parlato. Volevo dire, allora fa effetto il direttore sportivo. Cioè il direttore sportivo fa effetto, nel senso che uno che chiama fa Sabatini è una cosa, cioè noi abbiamo fatto la Serie A, noi abbiamo fatto, lui chiama Vittorio Feltri, sì, ma noi abbiamo fatto la Serie A con un direttore sportivo che si chiamava Fabiani, allora quando chiamava Fabiani non chiamava nessuno. Beh, io ti ricordo che Kassanos è roba di Fabiani, vabbè. Bjornberg è roba di Fabiani, vabbè. Voglio dire, non sì, era però Tommaso, la differenza devi, sa che Fabiani, devi anche tu riconoscere Fabiani, il lavoro Fabiani, di De Sanctis. Fabiani, ma perché Fabiani era condizionato dalle decisioni del duo Lodito Tare, ah, sì, perché voi poi dimenticate
questo particolare. Quindi diversi noi siamo una città eternamente condizionata, noi siamo stati una società eternamente condizionata. Per dieci anni vi siete condizionati. Questo è un plurale maestatico. Siete stati capaci anche di rovinare i 100 anni della Salernitana. Sul tuo articolo, e ti ho anche criticato su quell'articolo, perché tu quando dici vi siete, tu parli di una parte di questa città e di questa tifoseria che si è asservita al potere di Lotito e basta, non la tifoseria salernitana, perché se tu parli dell'interesse della tifoseria salernitana mi offendo perché io ho contestato tu eri al comune quando è stata passata la società ero al comune e ti posso assicurare che quella sera quando la società è passata l'oddio, però, perché sono stato sempre contro la multiproprietà come l'interesse della tifoseria salernitana, perché la multiproprietà, caro Tommaso, è la condanna del calcio, è la condanna di una società calcistica o sportiva che possa fare pallacanestro. Ma però mi devo fermare un attimo, più che altro perché vorrei dire, scusami, però in quella sede la multiproprietà ormai l'anno scorso anche chiuso in quella sede purtroppo la scelta migliore restava Lotito. Saremmo caduti dalla padella alla brace. Ma io andrei oltre. Mi devo fermare per una questione di non rinviabile, che è la pubblicità. Anche perché direi di tornare a guardare avanti e non indietro. Certo. E volevo chiedervi, mentre siamo in pubblicità, ci prendiamo un caffè. Io avevo chiesto un tramezzino. Un tramezzino ce la porta Filippo. Vi chiederei due nomi, visto che il direttore diceva bisogna telefonare a chi. Pensate a due nomi da telefonare per l'anno prossimo, ormai il campionato l'avete visto. Se vi è qualcuno, insomma, che secondo voi potrebbe far al caso di questa Salernitana e di questo allenatore. Ne riparliamo però dopo la pubblicità, ma guardiamo avanti, insomma. No? Ah, sì, certo. Ad oggi. Eccoci qui, seconda parte di Granatissimi, che riprendiamo, insomma. Ci eravamo salutati, avevo chiesto due telefonate da fare per l'anno prossimo per la Salernitana. Chiediamo però prima ad Enzo. Enzo, chi chiameresti l'anno prossimo? Chi vedresti bene in questa Salernitana? Ma come calciatori? Sì. Ma io chiamerei l'Atalanta e mi farei ridare Ederson in prestito. Un affare proprio doppio, cioè nel senso, sì, dopo averglielo venduto, sì, a peso d'oro, lo, sì, prenderesti? Visto che all'Atalanta penso che Ederson non serva. A noi può servire. Questa stagione almeno. E secondo me, parlando con il mister Sosa, Ederson è un buon calciatore. Credi che possa essere un ottimo calciatore. Diciamo... Io penso che. Enrico, tu c'hai qualcuno che è individuato. Ma più che individuare, ognuno deve fare, credo, il proprio mestiere. Abbiamo un direttore sportivo che si è dimostrato all'altezza della situazione e molti gli dovrebbero chiedere scusa per come è stato trattato, per come è stato accolto. Ha sicuramente commesso degli errori di comunicazione, dei grossi errori di comunicazione in partenza della stagione, nella fase ancora della Coppa Italia, del ritiro, però alla luce dei fatti citava Tommaso gli esempi, o meglio, l'eredità lasciata da Fabiani. Ma dobbiamo anche riconoscere... No, un attimo, fammi finire però. Dobbiamo anche riconoscere che ha preso Ochoa, che nessuno, a cui nessuno avrebbe pensato. Ha preso Dia, a quale nessuno avrebbe pensato. Ha preso Sosa, perché qui dimentichiamo la cosa fondamentale. Che si sono sopportati lui e Nicola, non si sono supportati. Alcune dichiarazioni e non è un gioco di parole, nel senso che ricordiamo tutti, noi abbiamo purtroppo questa capacità di dimenticare. A Reggio Emilia col Sassuolo tu eri in tribuna. No, io per tutta la stagione ho seguito a Reggio Emilia in tribuna con De Santis era Paolo Sosa. Ma a Sassuolo ricordi bene. Ma volevo dire un'altra cosa, cioè dimentichiamo come è partita questa stagione,
con la rottura clamorosa di quello che era il mostro sacro, non solo per Salerno, ma un po' per il calcio italiano, forse anche per il calcio internazionale, la rottura con Sabatini, che era stato il principale, è stato il principale artefice del famoso instant team e sostanzialmente della operazione salvezza. Tirata per i capelli, certo, certo. Nel momento in cui c'è stata quella rottura che ha spaccato anche la piazza, oggettivamente, perché una buona parte della piazza si era giustamente affezionata a Sabatini, riconosceva a Sabatini i meriti che sono di Sabatini, rompere anche con l'allenatore scelto da Sabatini, che aveva guidato il gruppo alla salvezza, sarebbe stato un colpo troppo forte da assorbire per un ambiente già in ebollizione. L'errore del presidente, perché di errore si è trattato, è stato quello di confermare lui un allenatore e poi di scegliere dopo un casting il direttore sportivo, che, come dire, ha dovuto prendere atto di scelte a livello di guida tecnica non fatte da lui ma fatte dalla proprietà, legittime per carità, però chiaramente che ha accettato, ha condiviso. Però probabilmente dall'inizio non c'è stato quel feeling che poi ha portato a quelle frizioni che sono state ancora più deleterie delle scelte sbagliate di formazione, di modulo, di atteggiamento tattico, perché io mi sono permesso di definire la Salernitana di Nicola una Salernitana di lotta contro una Salernitana di Sosa che è stata una Salernitana di governo, cioè una squadra che era molto timorosa, che speculava sul gioco avversario, che giocava di rimessa, che aveva un calcio timoroso come quella di Sosa e un calcio spavaldo, un calcio propositivo, un calcio che anche rende orgogliosi voi tifosi, noi addetti ai lavori, che è quello di Sosa. Prego, e per chiudere il ciclo, o meglio il discorso, rifacendomi a quello che diceva Tommaso a proposito dell'allenatore manager, mi sono permesso di scrivere che Sosa sta alla Salernitana come Benitez è stato al Napoli, cioè l'allenatore, se il Napoli è arrivato a quel traguardo è perché il processo di crescita, di internazionalizzazione, di esplosione è cominciato con Benitez. Poi Benitez non ha raccolto i frutti, ma sicuramente ha cambiato la mentalità e è riuscito, come dire, a fare breccia anche in un monolito come De Laurentiis. Sosa ha l'opportunità di fare con la Salernitana questo tipo di discorso, cioè di aiutarci a crescere. Però noi dobbiamo ascrivere un grosso merito ai tifosi, perché in altri tempi, mi scusi se mi rifaccio a tempi passati, ma in altri tempi la diatriba Nicola, cambio di Nicola con il presidente o con qualche altro, in altri anni, e Tommaso si ricorda bene, con Aliberti per la diatriba Rossi, noi siamo andati a contestare Aliberti, dove qualcuno di noi si è beccato anche una grossa denuncia, siamo andati a contestare, c'era fermento in città. Voi quest'anno avete sentito qualcuno che ha mugugnato? Ci sono state proteste dei tifosi quando è stato richiamato Nicola? Già da questo... Evviva allora, Dio, Enzo, allora, sono passati la venuta, quanti anni ma la venuta, di, ma la venuta di Ervolino... ma sarebbe venuta, stato grave sì, se fossimo rimasti ma, oh no, sì, Tommaso, ma la venuta di a quell'epoca, la mentalità della piazza. Sì. Dalla famosa scrivania. No, ma la venuta di Ervolino però deve far capire assolutamente a tutti che è cambiato il vento anche per i tifosi, anche noi tifosi, vediamo la vediamo, è diversa la cosa, di sì, siamo dietro ai fatti, ma non protestiamo nel senso perché crediamo fermamente in quello che questa società vuole fare. Fermo restando però, Enzo, che non si deve fare no, l'errore, non e siamo, credo che Tommaso, non di innamorarsi da questa dei, salvezza, scusatemi, dei personaggi, da questa chiunque, salvezza, chiunque fatto, sia. Io volevo completare, da questa salvezza deve ripartire anche la maturità, il massimo della maturità per i tifosi della Salernitana. Dobbiamo maturare insieme a questa società. Direttore, è per quello che questa società può darci. Volevo... Questa società è nettamente avanti
rispetto a tutte le altre componenti, e non mi riferisco soltanto ai tifosi, a noi giornalisti, all'ambiente in generale, anche all'amministrazione comunale, perché poi magari lo tratteremo questo tema. Sicuramente non è stata lo stadio e tutto quello che è attorno non è stato all'altezza di questo campionato e di questa Serie A, e non lo è da due anni, non da 10 giorni. Mi dispiace che oggi non ci sia in studio Peppe, che il portabandiera della... Lo citate in contumacia. Io nel frattempo però devo necessariamente salutare, perché è in collegamento Skype, Antonio Carbone, eccolo qui, lo vedo, presidente del Salernitana Club di Ottaviano. Antonio, buonasera. Buonasera a tutti in studio e ai tifosi. Buonasera. Ti abbiamo fatto aspettare un po', ma come hai potuto vedere, insomma, la discussione è bella carica, insomma, perché la stagione è finita, ma sembra che è cominciata due giorni fa. Sono carichi a pallettoni gli ospiti. Vabbè, diciamo che anche i risultati positivi poi alla fine ci possono caricare in tutti i sensi. Certamente aver chiuso un campionato così bene, magari chiudere proprio con una chicca finale adesso a Cremona, sarebbe proprio l'apoteosi per noi tifosi. Ricordiamoci che questo è l'anno in cui, diciamo, siamo arrivati più in alto nella storia della Salernitana. E si può ancora fare meglio, no? Perché c'è la Cremonese domenica, come diceva insomma anche Enrico, si può arrivare a quota 45, che sarebbe... Potremmo arrivare anche a pari col Sassuolo. Comunque alla fin fine le possibilità ci sono. Il Sassuolo non ha una partita, diciamo, è vero che ormai tutte le partite sono a sé, perché naturalmente il campionato in molti casi non ha molto da dire. Il Sassuolo ha la partita con la Fiorentina e quindi potrebbe non obbligatoriamente fare il risultato. La Salernitana potrebbe andare a Cremona e giocare una partita contro una squadra che comunque ormai purtroppo per loro è retrocessa. Vorrei fare solo un piccolo appunto: l'anno scorso tutti la Salernitana si è salvata con 31 punti, il risultato più basso della storia della Serie A. Domenica prossima potrebbe esserci una doppia sconfitta e Spezia e Verona potrebbero chiudere entrambi a 31 punti. Quindi questa la dice lunga anche sulla salvezza della Salernitana dello scorso anno, eh? Ben chiaro, perché lo Spezia deve andare, se non vado errato, a Roma, il Verona invece gioca a Milano, due squadre che sicuramente non vorranno chiudere nel modo, molto dipenderà anche da cosa farà domani sera la Roma, quindi per questo potrebbero seriamente chiudere di nuovo a due squadre addirittura a 31 punti. Dare più valenza a quelli che erano i 31 punti raccolti dalla Salernitana l'anno scorso, tra l'altro raccolti per la stragrande parte grazie anche a Nicola, che seppe dare a suo tempo quella forza in più alla squadra, che naturalmente ci ha permesso poi di raggiungere quella salvezza miracolosa. Io mi auspicavo sempre una salvezza all'ultimo minuto, con anche un gol all'ultimo secondo che ci salvasse, ma mai avrei potuto immaginare un thriller del genere, di perdere 4-0 in casa e aspettare che, diciamo, il Cagliari non vincesse con una squadra già retrocessa in sostanza. Direttore, grazie Antonio anche per questa intelligente osservazione, insomma, ecco, vedi, chi vive tutti i giorni, insomma, è mastica di questo, si rende conto, non si ricorda, perché poi la memoria corta, insomma, è un difetto che abbiamo tutti, però l'anno scorso, insomma, abbiamo anche bistrattato così. Devo rispondere. Sì, infatti stavo venendo da te, anche giusto coerenza. Ricordare però che a 31 punti, insomma, si è salvato l'anno scorso, veramente la Salernità, però anche quest'anno potrebbe essere la stessa cosa. Dicevo, direttore, per tornare anche a replicare quello che tu ci tenevi, insomma, quello che hai detto Enrico, è un percorso però di crescita, sentendo quello che avete detto finora tutti, insomma, che condivido in pieno, è un percorso di crescita che deve riguardare tutti, insomma, perché è evidente che anche la società ha fatto degli errori, come è inevitabile che sia, perché chi non fa non sbaglia, chi fa tanto, come è capitato al presidente Iervolino e al suo staff, insomma, è inevitabile che soprattutto all'inizio un po' di comunicazione, un po' di scelte, insomma, potessero essere un po' balbettanti, però è un percorso di crescita. Io ho visto, seguendo questa stagione, diciamo, non in primissima fascia, diciamo, in primissima linea, però io un percorso di crescita l'ho visto, e nell'aspetto gestionale, nell'aspetto tattico, come diceva Enrico, non mi addentro perché, insomma, ognuno deve fare il suo, però anche l'ambiente è maturato, perché così come ci si
esaltava incredibilmente o ci si innamorava, no? Che poi insomma è quasi però, la stessa cosa. Però, o, guarda, oppure ci si deprimeva. Giambattista, a un certo questo punto, a un certo punto anche quest'anno, Tommaso mi darà ragione. Ci sono stati su dei questo. Bassi brutti, no, sì, assolutamente. Insomma, sì. Ci sono state delle considerazioni a proposito, gli fornisco l'assist a proposito dell'organico, è un organico inadeguato, è peggiore di quello dell'anno scorso, non ci sono ricambi, non c'è questo, non c'è quell'altro. Alla fine non mi pare, poi Tommaso la penserà diversamente, per carità, è bello il fatto che ognuno era di noi discorso, ha un'opinione diversa e può cambiare opinione, perché io non disconosco il fatto che ho difeso fin quando andava difeso Nicola, poi è andato anche lui fuori strada e, come dire, a un certo punto i numeri lo condannavano, ma soprattutto lo condannava il fatto di non essere più in grado di gestire lo spogliatoio, quindi era inevitabile, anzi il cambio è stato tardivo e ancora peggiore è stato l'averlo richiamato e avergli dato una seconda in quel opportunità. Percorso, tra virgolette, che abbiamo detto di crescita, che bisogna fermo fare restando, un po' tutti, ripeto, per io primi, per primo, però, che non sono stato tenero nei confronti di De Santis, sono stato uno dei primi a riconoscere, e credo che gli dobbiamo tutti il riconoscimento di quello che è il risultato che questa squadra ha ottenuto e, come dire, anche delle scuse per come è stato accolto, come è stato bistrattato più che trattato. Ma anche perché, insomma, non mi permetto di dare giudizi, però credo sia anche una questione caratteriale. Il che non significa essere incoerente. Io che la vedo da fuori da tifoso, io posso anche capire una cosa, che a livello gestionale, quello che dite voi, quello che è parso a me, che la Salernitana strutturata come l'aveva strutturata Iervolino, un grande presidente, un grande amministratore quale Maurizio Milan, però poi il vuoto, poi dietro assolutamente. Solo per me, che ho avuto a che fare per alcuni aspetti tecnici, perché seguo un certo tipo di discorso riferito alla mia attività, dietro terza categoria. Sei un po' troppo duro, però il Napoli ha vinto che i nomi di cui si parla attualmente, che l'integrazione Formisano, facciamo non solo Formisano, non solo Formisano che verranno a stare, vuol dire che Iervolino ha capito che bisogna strutturare la società da Serie A. Anche la società va strutturata, non solo la squadra, ma anche chi sta dietro la squadra. Manca la figura di un direttore generale, certo, ma su questo non vabbè, c'è su non questo c'è qua esatto, vediamo. Direttore. Allora, io non devo chiedere scusa a De Santis. Non vedo perché dovrei chiedere scusa a De Santis. Io ne faccio, io ne faccio una valutazione complessiva. Ne faccio una valutazione complessiva. Voi, come al solito, vi innamorate delle persone. No, Tommaso, no, scusami, perché? Non è una voglio questione dire, di innamoramento, no, sì, è una questione oggettiva di dati e di risultati. No, se alla fine perché? Questo campionato si concluderà con 45 punti, è il campionato in cui la Salernitana nelle sue quattro apparizioni in Serie A ha totalizzato la media più alta, cioè 1,18 a partita, se sono 45 e punti, che c'è 43, 1,13. E che ci azzecca De Santis? No, ci azzecca. Sentiamo pure il direttore, sentiamo pure siete. Siete passati dall'innamoramento di Nicola, adesso, perché la squadra chiude forse a quella di De Santis. De Santis ha fatto delle cose buone e ha fatto anche diversi errori. Secondo me alcuni dei quali... Ma anche Sabatini, che significa? Anche Sabatini ha fatto gli errori clamorosi. Se posso parlare... Ha preso Perotti, ha preso Michael, ha preso... Sabatini ha dovuto fare in 6 giorni. E penso che alla fine è bastato Ederson per... E qua è bastato Dia, che vale forse 2 volte Ederson. Se la mettiamo allora, su io non parlo più, riparla tu, perché onestamente no. Cioè, io ho capito, prima di innamori di Nicola, poi di innamori di De Santis, se uno è contrario deve chiedere scusa. Ma chi è che deve chiedere scusa? Ma che dici? Ma io non sto dicendo chi è che deve chiedere scusa? Io sono un professionista e quando faccio una valutazione se ha sbagliato no, perché sono usato non le dico, perché quando faccio una valutazione, io quando faccio una valutazione la faccio con serietà e competenza, quindi
non permetto a nessuno che mi si venga a dire. Direttore, torniamo un attimo alla questione. Devi cercare, io non c'è scusa a nessuno. Torniamo alla questione. Perché la mia valutazione è qui. Puoi essere d'accordo. Qual non puoi essere d'accordo. Per l'amor di Dio, io non dico che dovete essere d'accordo con me. Però non eravate d'accordo quando, sulla curva nord, non eravate d'accordo con l'Otito, non eravate d'accordo sulla festa, non eravate d'accordo su Nicola. Non fa niente. C'era chi era d'accordo e chi no. Io mica alla fine venivo a dire, però avete visto, io tenevo ragione. No, chi segue sa che cosa ho detto. Quindi io non cerco le scuse a nessuno. Cosa bisogna quando fare? Io vi dicevo di Seipi, del portiere, Seipi, il portiere, che c'è? Alla fine, questo è il fatto. Poi è chiaro che quando uno fa delle valutazioni, può anche sbagliare, non è che, voglio dire, ho la verità in tasca, cioè, ci mancherebbe altro, ma questo... È fuori discussione. Ho premesso che anche io non sono stato tenero nei suoi confronti, quindi non ti sto dicendo che sono un depositario della verità. Sono cambiati della verità, perché è cambiato anche un po' il contesto. E che si è valutato nell'arco di appunto 38 partite. La rosa, anche questo dobbiamo imparare. Direttore, concludi, però facci una sintesi, insomma, di quello che ci vuoi far capire, perché ho capito, ho intuito più o meno dove tu ci puoi portare. No, io non ti voglio portare, non ti voglio portare da nessuna parte. Io dico che quando si fa un'analisi, bisogna tenere sott'occhio non solo le ultime 5 partite. Allora, sono state commesse gli urli? Sì, fuori discussione. Alcune scelte sono state sbagliate, è fuori discussione. Alcune scelte le ha dovute fare Iervolini in prima persona a prendere, cominciando da Maggiore, alcuni giocatori? Sì. Sosa chi l'ha preso? L'ha preso De Sarri. Ma chi? L'ha preso De Sarri. Allora spiegami perché quando fu esonerato Nicola, Sosa la prima volta ha detto no. Dimmi perché. Ma forse non era convinto del progetto, poi probabilmente... Non era convinto, e chi l'ha convinto? Allora è tutto merito. Diala ha preso Iervolino. Iervolino. Ma Iervolino sapeva mai chi era Sosa. Appunto. Però evidentemente c'è qualcuno chi però ha avuto l'intuizione è stato... E tu me lo confermi, appunto, posso che eri dire. A Reggio Emilia. Sì. Appunto... Però è anche vero, insomma, che è un gioco di squadra che alla fine funziona, no? Nel senso vogliamo riconoscere il merito. Esatto, io capito che tu hai un discorso di società. Che cosa voglio dire? Di società. Merito glielo riconosci a De Santis? Se gli do 5, evidentemente. 5 è un'insufficienza. Dopo questa stagione, però, direttore, mi sembra... non d'accordo, ma assolutamente. Mi sembra un po' severo. Sei un professore molto severo. Molto severo. Io sono passato dal 4 al 5 e spero di passare al 6. Ma in una settimana? Spero di... No, con la prossima acquisi spero di passare al 6. Cioè... Forse sei l'unico che gli dà 5. Non fa niente. No, vabbè, ma è legittimo, ma per carità, ma ciò non toglie certo che un confronto tra me e te non è che è uno scontro. Io la posso pensare diversamente. Sì, ma tu non vuoi dire che cosa bisogna cercare scuso? Ma che cercare scuso su cosa? Dove può migliorare? Su come allora dovresti cercare scuso su Nicola, dovresti cercare scuso su 100.000 cose. Voi dovreste cercare scusa su 100.000 cose. E non mi sono mai permesso di dire voi dovete cercare scusa. Ognuno ha le sue opinioni. Ognuno la esprime. Perché chiedere scusa è un atto di... Come ma perché dire, dovrei di... chiedere scusa? Dovrei chiedere scusa? Ma fammi capire perché. Perché a te adesso ti stai simpatico De Santis. Ma non è questione di io dovrei chiedere scusa a cosa? Noi allora fai una valutazione. Noi dei giocatori che hai preso. Ma noi dei giocatori di quello che hai preso. Di come li hai preso. Quando ne ha presi Iervolino. E poi vedi se il 5.000 è buono. Però, mi sembra allora che tu sei innamorato di Iervolino. Se tu la vedi, chiudiamola, però io devo fare. Noi lo facciamo i giornalisti, Enrico, non dobbiamo non essere né a favore io, né contro, né faziosi sono... né prevenuti. Ma infatti, io sono faziosi né prevenuto e non sono innamorato di Iervolino. Direttore, ti faccio una domanda. Come fa De Santis a prendere il tuo 6? Premesso che il mio ce l'ha anche oltre il 6, però non conta niente. Il tuo 6 De Santis dove e come lo può prendere? Ammesso che. E chiudiamo da qua perché i voti li facciamo... Basta non ripetere gli errori fatti quest'anno. Okay. E credo, okay. Io ho detto anche prima, anche frutto di un'esperienza, perché io metto sul piatto della bilancia anche qualche consiglio che magari non doveva seguire e l'ha portato fuori strada, ci sta, soprattutto per un direttore sportivo. Ma tant'è che io non dico che De Santis doveva o deve andare via. È un discorso di crescita.
a cui prima faceva riferimento, è chiaro che c'è anche De Sanctis. E ho detto, ho aggiunto, che la migliore garanzia anche per lui è proprio la presenza di Sosa, perché evidentemente Sosa potrà dare anche delle indicazioni sul mercato che, è chiaro, lui conosce molto bene. Quindi, voglio dire, c'è più possibilità di confronto anche per il direttore sportivo, di dialogo, di... Vabbè, anche uno standing internazionale, insomma, uno standing internazionale, certo, che certamente... È chiaro, è chiaro. Aiuto. Mi dicono dalla regia che abbiamo un tifoso al telefono. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Sono Rosario da San Antonio Abate, tifoso della Salernitana. Ciao. Sono molto contento della conferma di Sosa, perché Sosa obbliga un po' tutti a mettere il piede sull'acceleratore. E c'è una cosa in particolare mi ha colpito: in genere una società che lotta per, come dire, per salvarsi, in genere la campagna acquisti dipende dalla campagna cessione, e invece qui si è fatto un discorso di potenziare la squadra. Io ho avuto la sensazione che Sosa abbia chiesto il non smantellare l'intelaiatura principale della squadra più i suoi acquisti. Ecco perché io gioisco, perché come tifoso della Salernitana un discorso del genere ci proietta direttamente, diciamo, non dico nell'alta classifica, ma certamente dall'altra parte. Ecco, io sono molto molto contento, e quindi questo metterà, diciamo, tra virgolette, alla prova anche il direttore tecnico De Sanctis, a meno che Sosa non agisca da supporto, diciamo, da manager, nel senso che fa proprio i nomi dei calciatori. Vi ringrazio infinitamente. Grazie, della grazie, grazie, grazie. Una buona serata. Altrettanto. Volevo rivedere quella grafica. Adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità, però c'è quella grafica dei pilastri dai quali ripartire. Ne avevo contato una decina nelle sempre bellissime grafiche di Peppino Andrita. Insomma, c'è Ochoa che ha citato il direttore, ovviamente non poteva mancare Candreva, Castanos, insomma ci sono Jomber, ci sono tanti punti fermi, insomma, di questa Salernitana. Dateci un'occhiata attenta, non ci sono Koulibaly, ma rapida, non esatto, c'è Mazzocchi, mi sembra, e adesso e vi chiedo un commento su vi chiedo un commento. E credo che la scelta non sia nemmeno casuale, visto che c'è Radio Mercato. Infatti, ecco qua, dopo ne parliamo. Insomma, c'è ancora tanto di cui discutere, tra riprese e mercato. Ci sta facendo uno spoiler di tutte le grafiche Orlando. Ce le bruci tutti, così poi fra poco non abbiamo più niente da mostrare. Scherzi a parte, noi ci fermiamo adesso, facciamo la seconda ed ultima pausa, insomma, di Granatissimi, dopodiché, insomma, ci rivediamo e discutiamo sui pilastri dai quali ripartire. A fra poco. Eccoci qui, terza ed ultima parte di Granatissimi, puntata scoppiettante. L'avevo detto all'inizio, ma non pensavo fosse così, insomma, veramente ben oltre le aspettative, come la Salernitana quest'anno. Antonio, vedevo che in collegamento Skype te la ridevi quando qua i toni si alzavano un po', la temperatura qua è diventata calda. Qua l'anticiclone africano è arrivato in differenza dell'area mediterranea. Volevo chiedere... Noi tifosi salernitani, da uomini del sud siamo così, quindi quando poi sentiamo parlare di Salernitana non capiamo nulla più. Chiederti però, volevo farti vedere, non so se hai visto la grafica con attenzione, insomma, volevo chiederti prima un commento questo, poi dopo parliamo un attimo del club, anche perché sui social ho visto una foto anche importante, no? in queste ore, in queste ultime ore, una visita importante. Di questi pilastri del futuro, non a caso, mi dicevano dalla redazione, la scelta della redazione sportiva di Filippo Notari è stata quella di non mettere, diamogli tutte le responsabilità, no, di tenere fuori, tra virgolette, quelli che sono con ogni probabilità, anzi senza con ogni probabilità, certamente gli uomini mercato di questa squadra. Koulibaly, che hai citato tu, che è il polmone, l'anima del centrocampo, Dia, sul quale non lo diciamo certamente noi, insomma ci sono gli occhi non solo di squadre italiane ma anche europee, soprattutto europee probabilmente, che sono le uniche che possono permettersi, che hanno disponibilità economica, certo, e Mazzocchi che viene fuori anche da una delusione, diciamo così, cocente. Ha avuto quell'infortunio. Dopo l'infortunio, però, insomma, anche un po' la mancata convocazione nazionale, credo che ti riferissi. Nazionale, ovviamente, parliamo di nazionale. Antonio, sono questi i pilastri, insomma, dai quali ripartire? Credi che siano inevitabili dei sacrifici, tra virgolette,
anche perché la Salernitana non credo, come del resto non lo è nemmeno probabilmente la Juventus, il Napoli, nelle condizioni di poter rifiutare offerte tra virgolette irrinunciabili, non credo che lo sia nemmeno la Salernitana. Allora, se devo dare, diciamo, il giudizio da tifoso, naturalmente, cioè io sarebbero quelli, alcuni dei pilastri da quali partire, Diama, Zocchi, cioè, naturalmente, però naturalmente questo, diciamo, è il discorso fatto da tifoso. Nel momento in cui però magari si deve costruire quella che poi è una squadra che deve rimanere saldamente in Serie A e con un direttore sportivo che comunque... Allora, anche io inizio campionato ero molto scettico, sono sincero, poi naturalmente quello che ha fatto io non mi permetto di dare giudizi perché non sono naturalmente nelle condizioni di poter dare un giudizio su un direttore sportivo quale De Santis, però penso che Sosa possa essere appunto la garanzia per De Santis nella scelta degli uomini, anche perché Sosa è stato chiaro, cioè non è che ha detto io voglio rimanere ghiaccio, voglio rimanere galleggiando. Cioè sopravvivendo, voglio rimanere in Serie A e voglio rimanerci naturalmente con quella stabilità di costruire un progetto importante. È quello che diceva anche il direttore, insomma, cioè sono due personalità che possono aiutarsi e che probabilmente reciprocamente. Sosa per accettare di allenare ancora la Serenità avrà avuto garanzie anche ben precise, conferma. Esatto. Cioè perdere di A ma tenere Koulibaly per me sarebbe. O forse Enzo, magari anche in caso di sacrificio, con un rimpiazzo, tra virgolette, all'altezza. Sicuramente, come diceva Tommaso, avendo un allenatore manager che oggi pare che sia un qualcosa. Le società si stanno attrezzando, anche il buon amico Capuano a Taranto farà allenatore manager, perché allo strapazzo, al limite dello strapazzo. Tengo ad Antonio qualche altro minuto in attesa. Antonio, poi dopo ci devi raccontare un po' del club di Ottaviano. Però prima abbiamo però un altro telespettatore al telefono in linea. Pronto, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Siamo da Napoli, mi chiamo Angelo, sono tifoso del Napoli. Ha fatto piacere che la Salernitana è rimasta in Serie A, a diverso dei salernitani che hanno festeggiato la loro permanenza in Serie A. Domenica ho visto Monza, Lecce e un'altra squadra del sud è rimasta in Serie A. Come mai i salernitani ce l'hanno con Napoli? Ma io non credo che sia, però grazie per la telefonata intanto, Angelo, per questa Angelo, telefonata abbiamo credo che sia, dobbiamo anche distinguere un po' quello che è tra virgolette lo sfottò, il clima da social, insomma, che spesso ci trascina anche un po' rispetto a quello che in realtà poi magari anche il sentimento, non dico comune, ma basterebbe parlare anche di quello societario, insomma, sul quale quindi non credo, insomma, che ci sia questa cioè giusta che e sana rivalità. Chi da Salernitano va contro il Napoli e chi da Napoli va contro la Salernità. Ci sta, voglio dire, forse anche non è... bello, dai. Ecco, è tutto. Con le dovute proporzioni, però. Che Salerno sia contro Napoli o che Napoli sia contro Salerno, onestamente, Angelo, non mi sento di dirlo. La generalizzazione è sempre un errore. Ma poi l'Italia è il paese dei mille campanili. Poi Tommaso, io e Tommaso abbiamo tantissimi amici a Napoli. Figurati, ci mancherebbe. Poi è giusto che Salernitano rivendichi di essere Napoli, 50 km più a sud, così come è giusto che Napoli. È chiaro. Va bene, torniamo. Ma tra l'altro non si pone neanche il paragone, onestamente. Cioè, parliamo di una squadra che da decenni ormai. Una squadra internazionale lotta per la Champions. Ci stiamo lavorando, per esempio. Io che sono un tifoso, come il Napoli spera di vincere il quarto scudetto, io ancora penso prima di morire di vedere l'Europa. La mia Salernitana con lo scudetto al petto, perché è un'eresia il fatto che io possa sperare che la mia Salernitana possa avere lo scudetto prima che io tiri le cuoia. Oppure di andare. Io veramente all'estero già ci sono stato col terreno anglo-italiano, perché io la Salernitana, come ti ho detto, la seguo dagli anni. E allora andarci in Conference League oppure in Europa non ti avrei mai dato l'età che hai. Voglio andare da Antonio, così lo libera ad Ottaviano. Antonio, allora raccontaci un po' delle iniziative, l'aria che tira nel club e soprattutto, insomma, la visita che avete ricevuto nelle ultime ore. Insomma, è una visita importante e significativa visto anche l'ultima partita. Allora, partiamo dal presupposto che c'è entusiasmo,
nel club, perché naturalmente una salvezza raggiunta con largo anticipo, con sicurezza e tutto il resto. Quindi poi quest'anno noi festeggeremo i 25 anni dalla fondazione, il 25 di novembre di quest'anno, quindi sono 25 anni che festeggiamo il nostro, la nascita del nostro club. Poi nella giornata dell'altro ieri è venuto a trovarci Antonio Iervolino. In realtà c'è un piccolo aneddoto dietro. Mio padre lo ha incontrato più volte, lui vive nel paese limitrofo, San Gennaro Vesuviano, l'ha incontrato più volte e gli diceva sempre: mi auguro sempre che tu possa fare quanto prima questo esordio in Serie A, perché te lo meriti, sei un ragazzo con la testa sulle spalle, che lavora e a testa bassa, e quindi ti auguro sempre questa, diciamo, questo esordio. All'atto di questo esordio è venuto a trovarci, perché ha ricercato mio padre, che naturalmente è socio fondatore del club, e quindi di conseguenza è venuto, diciamo, tra virgolette, a fare un piccolo ringraziamento per gli auguri, l'augurio che gli era stato fatto e che gli ha portato prima della fine dell'anno questo esordio in Serie A. Tra l'altro, anche, diciamo, per quanto abbia giocato 10 minuti, un esordio importante per lui, al quale noi tutti auguriamo naturalmente un futuro più che roseo, anzi un futuro granata il più possibile, e che poi magari possa anche lui togliersi delle soddisfazioni personali e professionali. Assolutamente sì, un augurio al quale ovviamente, insomma, ci aggiungiamo anche noi tutti. È venuto a ringraziare giustamente anche per il bel augurio che aveva ricevuto. Abbiamo sentito ora, 25 anni, a novembre hai un obbligo da parte di tutto il club, quello di avvisare per tempo Filippo Notari, così sarai nostro ospite la prossima stagione di Granatissimi, lo festeggiamo insieme con te e con gli amici del club Granata di Ottaviano. Assolutamente, assolutamente. Poi magari vi aspetto anche nella sede del club, poi per quell'occasione naturalmente festeggeremo come diciamo è dovere, e quindi magari vi aspetteremo magari anche direttamente in sede, quindi sarà un piacere. Grazie, grazie Antonio, un saluto a te ovviamente, un ringraziamento per essere stato nostro ospite, e a tutti chiaramente i tifosi del Salerno Club, del Salernitana Club di Ottaviano. Oltretutto, direttore, correggimi se sbaglio, tu sicuramente sei più attento di me, no, voi siete stati più attenti di me. Antonio Iervolino, 10 minuti sì, giustamente, però sono stati anche abbastanza importanti. Credo che abbia anche fatto, provocato l'espulsione di Zegar, se non ricordo male. Sì, okay. Ma poi ha giocato non nel suo ruolo. Lui l'ha schierato da trequartista, mentre lui pare che sia un centrale, nasce come centrale. L'importante è esordire. Avrebbe fatto anche il portiere, certo. Mi permetto di dirlo, non lo saprei, però probabilmente sì. Quindi insomma, sono stato attento, mi sono meritato l'accredito. Questa è una comunicazione di servizio per la Salernitana, per il club della Salernitana. No, voglio dire, Orlando, che è più efficiente, calcio, insomma, di un regista teutonico, ci fa vedere. Allora, no, perché c'è qualcuno che ha criticato, sai, quello poi gioca in Serie A perché il nipote perché è il allora. Ma poi il calcio, secondo la mia visione, è qualcosa che è fatto anche di sentimenti, certo, di passione. Cioè, di storie. Di storie, bravo. E quella del giovanotto è una storia che lo zio, voglio dire, gli ha voluto realizzare. Certo, purtroppo non tutti nella vita possono vedere i propri sogni realizzati. Certo. Questo è vero. Però, voglio dire, quando riesce... Quando una storia riesce, bisogna essere contenti, non bisogna essere invidiosi. Inutilmente astiosi. Boh, anche perché il calcio, non amici miei, tutto. Il calcio, amici miei, ha un giudice implacabile, che è il campo. Quindi tu puoi avere tutte le raccomandazioni di questo mondo, ma se in mezzo al campo non ci sai stare, hai voglia di essere raccomandato. Il nipote di... Perfetto, questa è una bella storia che ha avuto un lieto fine, da qui non credo che inizi, non sporchiamo, bravo, non sporchiamo. E qui inizia poi ovviamente anche la... Se è bravo, il campo dimostrerà che è bravo, indipendentemente, certo, dal cognome. Se non è bravo, il campo lo boccerà, indipendentemente dal cognome. Certo, certo. Mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Senta, io sono Antonio, telefono... Abbiamo... Sono un grande tifoso del Napoli, però non faccio parte di quella schiera di tifosi che se le danno di santa ragione, tra virgolette, sui social. Sì, so, per come... carità. Per me la Salernitana è una bella squadra con un presidente napoletano che continuerà a fare una bella squadra. Io penso che la porterà il prossimo anno alle soglie della Conference League.
Poi volevo dire una cosa al signor D'Angelo, che giustamente prima ha detto lui ha molti amici a Napoli. Sì. Io addirittura ho dei filmati di quando il Napoli ha vinto lo scudetto con lei che stava in trasmissione con la sciarpa del Napoli. Se vuole, era Iannicelli quello. No, era Tommaso D'Angelo, il signore. Se l'ho fatto non rinnego niente. Ma sia ben chiaro, non è un'accusa. No, per far capire a certa gente. Per quale motivo dovrebbe essere un'accusa? L'unione fa la forza, non bisogna dividersi. Avellino, Benevento, Casertano, Salernitana, Napoli. Dovremmo essere tutti. Va bene, grazie Antonio, grazie per questo bel messaggio. Poi magari chiederemo ad Antonio di richiamarlo e di avere questo filmato, perché potrebbe essere un'esclusiva clamorosa. I tifosi salernitani, questo signore stasera. È incredibile. Caro Tommaso, questa notizia potrebbe aver destabilizzato migliaia di persone. Però diciamo che è una cosa che Tommaso, quando faceva televisione, Tommaso, voi non eravate forse ancora nati, perché Tommaso. Io me lo ricordo che aspettavamo tutte le sere perché lui presentava dei nuovi cantanti napoletani a Telecapri che per questo molto probabilmente in qualche trasmissione del genere è capitato. Ma come tu sei noto, allora, ben oltre sì, quindi... ma lui era, io non ricordo di aver fatto una cosa del genere, ma per un motivo semplice, perché non sono mai andato in trasmissione con una sciarpa di qualcuno. Se l'ho fatto non lo nego, voglio dire, cioè, non è che voglio dire, non ci mancherebbe altro. Direttore, allora vi dicono poi vediamo. Io penso che fosse Iannicelli. Però è probabile. Nel frattempo c'è un altro telespettatore in linea, pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, con chi ha il telefono? Buonasera, sono Giovanni da Napoli. Ciao Giovanni, buonasera, dici. Guarda, la prima cosa, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io ho sempre paura di queste premesse, perché dopo i complimenti della trasmissione arriva qualcosa di brutto. Complimenti della trasmissione, viva il Sud, forza Salernitana e forza Napoli, anche se siamo tifosi del Napoli. Grazie Giovanni, grazie. Ovviamente ne approfitto anche per dire, grazie Giovanni, stasera abbiamo molte telefonate anche da Napoli, a testimonianza del fatto che lo so. No. Non segui Granatissimi, no. Perché la sera vedi i film porno, però voglio dire... Mi faceva i tempi andati. Eccetera, però posso dirti che da Napoli ci seguono... Sì, no, assolutamente, c'è un messaggio anche importante, oltretutto approfitto per dire a tutti, anche chi ci guarda da Napoli, noi domenica seguiremo anche in diretta la festa Scudetto del Napoli, insomma con collegamenti e ospiti in studio. Però noi abbiamo, dopo chiedo un attimo a Filippo di ridarmi la comunicazione che mi sono perso, però Enzo dobbiamo prima far vedere assolutamente, ti chiedo anche di guardare in telecamera, non guardare noi, anche perché non siamo un granché da vedere, fatta eccezione per Enrico e Tommaso. Volevo far vedere che domani a favore di telecamera si festeggia il 38esimo compleanno del gruppo Ultra Toi Fipao, di cui io mi onoro di essere stato uno dei presidenti insieme a Antonio La Monica. Domani è il 38esimo compleanno e abbiamo questa è la maglietta celebrativa dove c'è il Toi Fipao 85 Salerno e dietro Nati naturalmente il nostro striscione che era Nati al Vessuti. Okay. E domani sera festeggeremo in un noto locale cittadino. E questa maglietta è disponibile anche... Questa maglietta per te no. Ci vogliono tre misure. Questa è... Non questa è, questa è mia personale, no. Ma sicuramente potrò farvela vedere. Per i tifosi che vogliono festeggiare insieme a voi. Questa è la nostra maglia. Celebrativa. È un bel traguardo anche questo. Questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa anche perché questo è un gruppo di amici che dura da 38 anni. Tommaso ci conosce. Il nostro club era in via Luigi Guercio, non c'è più la sede, però noi teniamo vivo il gruppo perché siamo veramente 50 amici che ci onoriamo di far parte di questo gruppo. Ma veramente. Complimenti anche per la scelta cronica. Questo è Nati al Vessuti, Nati al Vessuti. Va bene, c'è dove è nata al Vessuti? Aspetta, non lo spoilerare, questa è la chicca che ci teniamo per fine stagione. Per fine stagione. Trasmissione. Più o meno ci siamo. Prima un'altra telefonata. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, eccoci, buonasera. Ah, buonasera. Niente, volevo dire una cosa proprio vergognosa di questa serata bruttissima che la Juventus ha patteggiato.
718 milioni di euro. Oh, ma no, magari, ma 718 mila? Esatto, una vergogna. Il calcio oramai si è distrutto. Dovreste poi stracciarvi i cartellini da giornalisti e dire queste cose. Perché questo... oramai siamo arrivati al punto di non ritorno. Il calcio non esiste più. Però è anche vero, insomma, grazie. Però, allora, voglio dire una cosa. Però ti chiedo di essere telegrafico. No, però, giusto. Questa vicenda della Juventus, oggi ero proprio in collegamento con Radio Napoli Centrale, con il mio amico Chiarillo. Mi ha fatto la domanda dalla Juventus, non era ancora uscita la sentenza. Io ho già detto, fanno l'accordo, pagheranno una multa e finisce lì. Devo dire, con grande sorpresa, il mio amico Chiarillo, dopo due minuti, è arrivato quello che il nostro amico dice. Ma... lo scandalo, direi che anche qui, voglio dire, è vergognoso, perché la prima, voglio dire, alla fine la Juventus se la caverà, dopo aver fatto tutti questi imbrogli, con una penalizzazione che forse non le vieta di partecipare alla Conference League, e questo che cosa significa? Che quando l'UEFA prenderà il provvedimento e gli darà un anno di squalifiche dalle coppe internazionali, tutto sommato la Juventus non farà né caldo né freddo, perché rinuncerà a questa manifestazione. Prende una multa e c'è. Però, direttore, se anche pena meno... doveva essere afflittiva, amico mio, c'è poco da dire. Però, dovevano revocare lo scudetto. Punto. Però, direttore, ti sollecito, e questo però è un discorso sulla giustizia sportiva che meriterebbe probabilmente uno speciale a parte. Però ti sollecito dai tempi del fallimento di Aliberti. Questa riflessione sulla quale la Juventus è stata penalizzata di 10 punti per un provvedimento, quello delle plusvalenze, che non è normato, non è un reato, ed è tutto dimostrabile su cifre che mi pare che arrivino scarso al 4% del fatturato complessivo della Juventus, quindi parliamo veramente di un'inezia. Paradossalmente sta affrontando un procedimento penale contestato dalla Procura di Torino con gli occhi della Consob sul manovra stipendi cosiddetta. Quella di oggi, per intenderci. E c'è, tra virgolette, una sanzione tutto sommato irrisoria. Debito. Quindi diciamo, è anche la giustizia sportiva che è un po' strabica. Penalizza le plusvalenze che fanno tutte le squadre per, diciamo così, abbellire i bilanci, con 10 punti che sono tanti, è un'enormità, a campionati in corso, togli, metti, levi, va giustamente, insomma è questo caso, e poi dai una multa irrisoria su una questione dove c'è un procedimento penale, cioè dove la giustizia ordinaria sta operando. Anche su questo, insomma, la giustizia sportiva, allora, onestamente, credo che vada come allora, minimo rasa al suolo. Io ti dico che non sono d'accordo sui 10 punti di penalizzazione, perché tu vai a punire una squadra che tutto sommato non c'entra niente con il passato. Tu, se vuoi dare una pena affettiva la Juventus, revochi quello scudetto, punisci, diciamo, quella società e quella squadra e fai il tuo dovere. Cioè tu adesso vai a punire una squadra che bene, male, piace, non piace, voglio dire, a fare il suo, non c'entra niente. Ok, chiaro. Però alla fine le permetterai, forse, se avranno la forza, comunque di partecipare in teoria ad una manifestazione europea. Va bene, dobbiamo chiudere, siamo agli ultimi minuti. Enrico, dai, a te l'onore. Sì, passiamo. Si è dimenticato la curva nord, però martedì prossimo ne potete parlare. È stato, perché diciamo, era in contumacia oggi. Oggi era in contumacia di Arnicelli. Tra le tante cose belle di quest'ultima partita alla Reghi, c'è stato vedere riaperta, anche se in parte, forse all'ultimo minuto, magari vendendo meno biglietti di quello che forse anche meritava che fosse, però la curva no, lo possiamo dire senza, diciamo, timore di smentito, di litigare su questo. No, è doveroso, è imprescindibile ed è assolutamente non più rinviabile questa riapertura. Di Annicelli, che tu sai, l'ha detto stampa municipale, assessore in becco, te l'ha detto in questa trasmissione, che ad agosto sarà aperto. Anche assessore quindi, in becco. Sì, no, sì. Ad onorem, secondo me. No, in becco. L'abbiamo preso come un impegno, giustamente. No, l'ha preso lui. Quando tornerà l'anno prossimo, faremo anche la prossima stagione. Sarà riaperta ai tifosi della Salernitana, esatto. Allora io ti dirò, è stata riaperta. Esatto. Per il momento, accontenti di Annicelli. Ma è comunque una parte
parte di soluzione del problema, perché certo, accanto alla riapertura della curva nord c'è resta il problema che in tutto il resto dello stadio piove, si entra con l'ora. Allora, non è quello il... piuttosto non abbiamo parlato della festa. Esatto, festa giovedì 19.30, lo possiamo dire, sembra insomma Mietta, Grignani, Napoleone, che io non conoscevo, mi perdonerà, insomma mi scuso già adesso, però è un cazzo di Capaccio, dove c'è anche un club molto importante. Hanno chiamato il manager di Mietta, De Simone. Quando la Salernitana di Soglia vinse il campionato, io però quando ho sentito Vattene Amore allo stadio contro l'Udinese mi sono emozionato. Vattene Amore è stata la colonna sonora della Salernitana di Soglia. Manca la chicca, però manca la chicca. No, a questo punto mi hai, come dire, frenato e mi impongo il silenzio stampa. Grignani e Napoleone. E Napoleone. Prendiamo questi. Mi impongo il silenzio. Napoleone Bonaparte. Avanti Bersagliera. È uno slogan, ma è l'anima, è l'identità di questa Salernitana. Salernitana è la storia per la presa anche dalla società, lo possiamo dire, adottata anche dalla ha fatto bene. Società. Era lo striscione del Vesuvio. Raccontaci. Salernitana Bersagliera arriva dalla mia famiglia. Oggi per me è dura parlarne perché ci manca quello che ha ideato chi ha ideato questo striscione, il mio caro amico Edo Geppert, che non c'è più, che era stato un mio collega di azienda, mio compagno di trasferte. Quando noi andavamo in trasferta ad Agragas, ad Agrigento con l'Agragas, eravamo in due, io e Edo Geppert, non c'erano tutti questi tifosi che ci sono oggi. E da qui venne l'idea di fare uno striscione dimensioni enormi, il primo striscione in uno stadio italiano che avesse doppia altezza, 2 metri le lettere. E lui venne nel mio ufficio, io all'epoca lavoravo nei progetti, e mi disse: Enzo, fai un bozzetto di qualcosa. E io non sapevo che cosa scrivere, però avendo mio padre che era la memoria storica della Salernitana, avendo avuto mio nonno che aveva visto nascere la Salernitana nel 1919, uno dei primi tifosi della Salernitana, mi recai da mio padre e disse: papà, ma che devo scrivere qua su? E mio padre mi disse, dice: Enzo, visto che la Salernitana noi l'abbiamo identificata sempre come una squadra battagliera, una squadra, il primo corpo sono i bersaglieri, scrivi Salernitana Bersaglieri, anche perché sono 11 lettere e 11 lettere fanno. Allora mi venne solo su bersaglieri e feci questo bozzetto con i cappelli, con le piume, le trombe e questo e la prospettiva che dava verso un pallone dove in mezzo c'era scritto Fedelissimi. Noi all'epoca eravamo soci del club Fedelissimi, dicemmo con Edo: lo facciamo e lo regaliamo ai Fedelissimi, però dovevamo trovare questo pezzo di stoffa e doppia altezza enorme. E ci recammo a Napoli da un venditore Esposito al San Biagio dei Librai. Però per portarla a Salerno, come facevamo? La nostra società ci mise a disposizione un furgone. Prendemmo questa cosa, mo bisognava fargli scrivere sopra queste cose, lettere. E come facciamo? All'epoca il maestro Raiola, Alfredo Raiola, noto scultore, noto pittore salernitano, si mise a disposizione, perché lui e il fratello Aldo, tifosissimi, disse: portatelo, però bisogna bacchettarlo tutto quanto. Dove lo portiamo? E dove lo portiamo? Mia moglie, che è sarta, mia moglie è una sarta teatrale, lavora al Teatro Verdi di Salerno, lo portammo a casa mia. Questo striscione di 45 metri, vi lascio immaginare, due macchine da cucire per bacchettare tutto quanto. Lo portammo sul tavolo del maestro Raiola. Un giorno e una notte il maestro Raiola dipinse questo striscione e lo aprimmo la sera prima della partita di Salernitana-Arezzo, il sabato prima della partita di Salernitana-Arezzo, era il 16 maggio, lo aprimmo in via Roma, bloccammo la strada, lo aprimmo in via Roma e lo regalammo alla... Da qui nasce il Salernitana Bersagliera, è un mio vanto. Non è stata mai pubblicizzata la cosa, però l'amico Adolfo Gravagnolo, un'altra istituzione di Salerno, ha dato la memoria storica, di cui che salutiamo, che è stato anche nostro cosa. Ospite spesso. E ti dico la verità, io mi riprometto che questo striscione, anche con l'aiuto della società, perché penso che al presidente Erbolino la cosa è piaciuta, e il fatto avanti Bersagliera, esatto, gli è piaciuto talmente che vuole che si rifaccia questo striscione delle stesse dimensioni, delle stesse cose,
Ma che fine ha fatto? Allora, quello striscione noi facciamo... Perché dovrebbe essere un cimelio... Sì, quello... ti chiedo di essere c'è un piccolo, c'è un piccolo, una piccola riproduzione, revocazione che Raffaele Vitale, l'attuale presidente del Federissimo, ha fatto, ma in dimensioni più piccole, che è stato esposto sul mio terrazzo per un mese l'anno scorso alla Salvezza. Ma il vecchio striscione è andato perso. Mentre l'altro striscione che io feci, Salernitana carica, cuore granato, curva nord, il cavalluccio con la lancia in resta e con lo scudo e con l'elmetto, quello fu distrutto a Cava dei Tirreni. Okay. Questa è la storia della... Enzo, grazie per questo. Ti do una notizia di cronaca sportiva. Il Cagliari clamorosamente al 90esimo ha ribaltato il risultato, 3-2 ha vinto. Sulle orme della Salernitana. Sulla, nell'andata della seconda allora, semifinale di playoff di Serie B. I minuti di recupero fanno parte del calcio attuale. Ormai l'hai detto esatto, così. Enzo, grazie per questa tua testimonianza e anche per questo grazie racconto. Grazie a voi per l'invito, ci tenevo anche... ribadire una cosa, Granatissimi è una bella trasmissione e io mi auguro che voi la possiate estendere a tutti quanti i club, perché c'è qualche amico che non viene coinvolto in cerchiamo questo di coinvolgere dovete tutti, coinvolgere un po' tutti quanti, sì. E vi dirò di più, noi a Salerno abbiamo un club attualmente che è il Salerno 2010, che sono stati nostri ospiti anche spesso, che il club Salerno 2010 dell'amico Salvatore Rigli, che fa parte della FISC, che è la Federazione Italiana Squadre Calcio dei Club Sostenitori, Squadre Calcio. Questo club era stato proposto per la presidenza alla FISC nazionale. La FISC nazionale è stata rifiutata questa carica e molto probabilmente il vicepresidente della FISC sarà l'avvocato Massimo Genetino, che per questo dovete estenderlo un po' a tutti quanti. Sì, 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 ma a Salerno siamo tutti tifosi, non chi è più tifoso di uno, siamo tutti tifosi della Salerno. Grazie Enzo, anche per questa nota di cronaca sportiva con cui chiudiamo. Ci hai accompagnato. Ma è solo andata, assolutamente. 1-0 al 95esimo ieri il Sud Tirol ha battuto il Bari e oggi al 90esimo. Con te nelle ci rivediamo in offside ovviamente di Cremonese Salernitana per alle 23 per facciamo notte, sarò pure a Cremona anche ecco per giusto per chiudere in bellezza. Direttore, grazie, come grazie sempre. A voi, grazie Orlando e a Gerardo in regia, a Filippo Notari per il coordinamento e il supporto, grazie a chi ci ha telefonato, grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti da casa. Arrivederci.